Coletti, allora, fare il campione a Foggia com'è? Beh, fare il campione a Foggia è una cosa stupenda, sia a livello calcistico, sia a livello umano, per la gente, per come si vive la città. Senti, ovviamente il colore dei tifosi c'è tutto, ma al di là del tifo, al di là dei tifosi, questa città come la vivi, come la senti, come la percepisci? Insomma, che fa un calciatore bravo come te quando non è sul campo? Ma io quando sono fuori faccio esattamente la persona normalissima, perché a volte le persone pensano che siamo speciali o extraterrestri, invece non è così. Siamo persone semplicissime, a me piace moltissimo vivere la città come fosse mia, anche perché sinceramente vivo qui da tantissimi anni, nel senso conosco tutti, quindi è come stare a casa. Quindi mi piace proprio infiltrarmi nel tessuto sociale a tutti i livelli, c'ho tantissimi amici, fare beneficenza, girare nei posti, quindi mi sento a casa. A casa ci torni spesso? Invece? Torno meno a casa a Canosa dai miei genitori. Ci sono stato stamattina, li ho salutati, ho tagliato i capelli dal mio parrucchiere di sempre, Massimo Farfalla, e niente, vado, li saluto e poi torno qua. Senti, al di là ovviamente del pallone dorato che fai girare, qual è la cosa più bella che ti piace di Foggia? Una cosa in particolare? La cosa che mi piace di Foggia è cercare di scoprire tutte le volte gli aspetti positivi di questa città, lo dico sempre, purtroppo vengono messi in risalto sempre gli aspetti negativi di tutto questo che viviamo noi, invece secondo me c'è tanto di buono, come c'è una frase importante che uso sempre, non tutto fa schifo, quindi mi piace scoprire e mettere in risalto proprio quelle cose belle che ha questa città. Una su tutte? Il cuore della gente, ho tanti episodi da poter raccontare. Il cuore della gente è una cosa assurda e ce ne siamo accorti dopo questa vittoria. Spero solo che questa vittoria porti tanta serenità alla gente e tante cose belle e positive per tutti quanti.